Allora Pietro, come sta? Ma che far che bene i dì, ma che lavoro. Metteva lì. Che casino, eh? Io ti stanno male, ma ragazzi. L'esercito messicano è pronto. Ma abbiamo più ma metà. Sto sentendo sì. Cosa spegne? Guarda, è rosso. Provo a spengere. Per spengere il televisore. Ah sì, questa è l'aria un po' mora. C'è il bischero di adesso. Comunque io, nell'affare di buono e via. Ma sentito il lavoro. Dice la lettera, dice a vario Manni, lo minacciava, va ammazza, dice quello e l'altro, se no si ammazza. Ma senti questi infami che mi hanno a cercare della lettera. Ma quale lettera? Che c'entra la lettera che io nisse, dunque io fu per le figliole, nisse 77, aspetti, ora ho segnato tutto. Quando fu arrestato io nel 1967, mi sembra, no? Nel 87, dico, per le figlie, gli ero 6 o 7 mesi, io ricevevo posta, e allora scrisse a questo Mario Vanni, e dissi, passa da casa mia, e te tu vai a distribuire la posta, fermati dalla mia moglie, e dico, e leggi questa lettera, perché lei la non sa leggere. E gli spiegavo la quale, dico, è 7 mesi che io non ricevo posta. Che non ricevo posta, come mai, dico, ho scritto tante volte, o la fermano, io pensavo, la fermano qui ai carceri, o se no, ha capito, lei non sa scrivere, e la lepiglia le mette da parte e non le legge nemmeno. E tutto io. Allora gli manda questa lettera e c'era scritto, caro Mari, sei l'unico amico del mio posto che posso rivolgermi. Quando tu passa dalla posta a monte, tu passi lì da casa mia, fermati dalla mia moglie, domandagli come le stanno, moglie e figliole, e leggi questa lettera. Ora vengono a tirare fuori, dice, gli mandò una lettera, dice, di morte, di minaccia. Ma dice, in due la lettera. Dice, sono due la lettera. No, una. Quale due? Dice, una diretta, una all'Angiolina e l'altra invece al Bagni. No, la solita, che era detta all'Angiolina. Lo chiedo io, ora che madonna. E... sento un po'. Vediamo un po' in forse gli avvocati i giornalisti ne prendono più niente ma non dia nulla io riattacco. Allora io ho fatto un appunto ieri sera prima andare a letto ero tra il sonno lei la laurecopia questo lì e vede come gli ho scritto insomma lì. Gli ho spiegato di questa lettera perché un giornalista anche, non so se c'era, mi ha detto della Repubblica, che Dio, ma quale lettera in che c'entra di 67 ai 93? 87. Io la scrivo nell'87, dicendo lui, Dio della Madonna, l'ho segnata ieri, eccola lì. Allora, la televisione disse questo, dalla Lega un po' in. Che ci allora, ieri sera, 3 luglio, alla TV Rai 1 o Rai 3 l'1 e 3, non mi ricordo insomma. Fu tante infamità da parte della stampa fu detto che suor Elisabetta fu portata in questura e interrogata dopo aver perquisito il collegio che gli fu preso tutti i miei risparmi e ora gli spiego in buoni postali. Ti spiego di questi boni e sono in casa mia da 50, da 40 anni, perché gli era un po' di soldi, me li lasciò la mia povera mamma, il mio povero babbo con anima,
la mia cuore mamma mi dette i libretti di pensione alla discoteca, io, insomma, c'è tutto un andamento di questi tre soldi che gli messi in buoni a trentennali, che rinterzano a trentennali. Allora, la mia pensione, la pensione della mia moglie, la pensione della mia cuore mamma mi dette i libretti a me alla discoteca, io. Poi il mio socio lo stesso, che ha un po' di pensione, e gli altri soldi da parte, sposa la figlia, ora mi diretta a me, dice, io basta con mio promazzo di sigari, dice, mangiare mangio io con voi, mi rivestire, e tanto non mi rendo d'accordo tutta la famiglia. E gli amministravo io, e io ho questi tre soldi, poi, e sono anche di quando nel 1951 io andai in carcere per omicidio passionale, sì, insomma, sì, di questa ragazza. Io mi messi subito a lavorare, stetto a lavorare in tutte le case penali, a San Gimignano, a Ancona, a Torino, a Corsola, a Pianosa, a Lasinara, insomma, tutte porti sono stato sempre lavorato. Ha messo un po' di soldi da parte. E in tutte le case penali io passai il tempo e facevo questi lavoretti anche per conto mio, lavoravo anche per conto mio, io facevo panetti portagioielli, c'è uno lì tutto rotto, ora ma. Me l'ha fatto vedere la volta lì. Sì, ecco. E ti vendevo 3.000 lire l'uno, c'avevo 2.000 lire di spesa, ci guadagnavo 1.000 lire. Insomma, e ne faccio diverse, una ditta la mi ha fatto una richiesta antenavio di mandargliene, che era una ditta di un mobilificio, gli danno per regalo per soprammobili, sì. E mi diranno, mi pigliano tutti e li avevo a 3.000 lire l'uno, se ne ho 2.000 di spesa si guadagnava 1.000 lire, ma ci vorrei una giornata a fare un giro della maniera, perché è roba delicata fatta per gli sforzi, faccio segni o miniature, sono tante cose. Era intarsiato, era intarsiato, era tutto sì, lavorato. Sì, sì. Ora, quando venni via, di là, portavo un po' di soldarelli, anche un ladita rizzato che era a lavorare a fare le biciclette, poi quando venni via mi dette una bicicletta nuova, un vestito e mi saldò il conto. Insomma, tutti questi soldarelli che avevo io, e li avevo messi in buoni di tesoro, come si chiama? Buoni fruttiferi. In buoni fruttiferi. Ora poi questi buoni fruttiferi e frutta a meno che la posta, e allora gli levai e gli messa la posta, poi gli rilevai per riscosere e poi gli rimessi un'altra volta. Insomma, gli ho fatti lavorare. Sicché vengono a dire, dice, dall'87 ai 94, e di 50 anni, di 40 anni, che io questi tre soldarelli, insomma, da parte, se guadagnavo io 10 lire, ne consumavo 5 e 5 li mettevo da parte.